Sì, siamo qui con mister Parentela, mister, un pareggio che è sfumato solamente all'ultimo. Sì, dispiace perché sicuramente meritavamo qualcosa in più, anche se abbiamo pagato una grossa ingenuità. E l'azione che poi ha scaturito il gol, la punizione, noi eravamo in fase offensiva, un fallo laterale, battuto da chi non doveva battere in maniera frettolosa, è partito questo contropiede e poi da lì è arrivato il secondo gol. Questo è un errore grave che non si doveva fare, perché quando si è fuori casa, uno scontro diretto, là dovevamo stare un po' più calmi, dovevamo tenere palla in zona angolo e magari perdere un po' di tempo, proprio perché a livello mentale la partita era cambiata, l'inerzia era verso di noi visto che eravamo riusciti a pareggiare, quindi è veramente un peccato aver buttato un punto, secondo me, che poteva essere per noi molto importante. L'ingresso di Macri ha dato ulteriore linfa ad una squadra che in attacco aveva dimostrato un po' di sofferenza. Vede questo giocatore come una potenziale arma per questo Soriano? Sì, assolutamente. Noi il cambio è stato perché Nikolovic non stava benissimo, non aveva i 90 minuti sulle gambe. E domenica scorsa Nikolovic aveva fatto un grande gol, aveva fatto la differenza in quel ruolo, quindi era, diciamo, un cambio abbastanza programmato. Gino è un giocatore che può fare bene, si può dare una grossa mano, anche se commette degli errori di gioventù, chiamiamoli così, perché con la Reggio Med era stato il migliore in campo e poi si è fatto espellere dopo, quando eravamo noi in superiorità numerica, e oggi ha battuto lui quel fallo laterale che non doveva battere. Quindi è un giocatore bravo che deve crescere assolutamente, io sicuramente punto molto su di lui. Sì, siamo qui con mister Condello. Mister, una partita risolta da due episodi e soprattutto da due gol molto molto belli, da due giocatori che forse possono fare la differenza in questo Gallico Catona. Sì, diciamo che questa era una partita assolutamente da vincere, i ragazzi lo sapevano, ci hanno messo tanto tanto impegno, tanta determinazione, anche se non avevamo fatto un primo tempo alla nostra altezza. Però poi ho cercato di cambiare un attimino qualcosina, anche perché lì avanti non pungevamo nel modo giusto, e allora ho cercato di mettere qualche uomo in più e dopo un paio di minuti abbiamo già risolto la partita. Diciamo che lo sanno i ragazzi... Sono ragazzi che ci mettono tanto impegno, tanta determinazione e che alle volte per l'impegno e per lo spirito di gruppo che hanno mi emozionano, mi danno tante soddisfazioni. Certe volte avevamo sbagliato un po' il primo tempo, come aveva fatto Morrone, l'approccio al primo tempo non era dei più belli, e ci siamo dati una mossa poi nel secondo tempo e magari i cambi ci hanno in questo caso dato ragione.